Thank you.
avevo 8 anni e è stato proprio il momento in cui è successo l'incidente di Chernobyl. Mi ricordo che era primavera e che il giorno prima noi giocavamo liberamente, allegramente per le campagne, negli orti, nei cortili. E poi il giorno dopo c'era un allarme e noi non potevamo raccogliere le verdure dall'orto, non potevamo nemmeno uscire e giocare in mezzo ai campi, non potevamo più arrampicarci sugli alberi del parco della scuola. L'erba era velenosa, contaminata, non potevamo più entrare in contatto con la natura in cui ci rotolavamo fino al giorno prima.
tiro magari una monta sotto adesso. Avevo 8 anni e è stato proprio il momento in cui è successo l'incidente di Chernobyl. Mi ricordo che era primavera e che il giorno prima noi giocavamo liberamente, allegramente per le campagne, negli orti, nei cortili. E poi il giorno dopo c'era un allarme e noi non potevamo raccogliere le verdure dall'orto, non potevamo nemmeno uscire e giocare in mezzo ai campi, non potevamo più arrampicarci sugli alberi del parco della scuola. L'erba era velenosa, contaminata, non potevamo più entrare in contatto con la natura in cui ci rotolavamo fino al giorno prima, insomma, era proibita, velenosa, pericolosa. Diciamo che è stato veramente un cambiamento netto nella mia percezione di quello che mi stava attorno. Ricordo il momento in cui salivo le scale per entrare in classe e mi sentivo veramente triste, una tristezza che prima non avevo mai provato. Provavo anche una rabbia e una sensazione di sfiducia. Gli adulti che avrebbero dovuto tutelarci invece avevano costruito questa centrale, questo strumento così pericoloso, e non riuscivo a capire come si poteva da adulto decidere di costruire qualcosa del genere. Avevo 8 anni e è stato proprio il momento in cui è successo l'incidente di Chernobyl.
Mi ricordo che era primavera e che giorno prima noi giocavamo liberamente, allegramente per le campagne, negli orti, nei cortili. E poi il giorno dopo c'era un allarme e noi non potevamo raccogliere le verdure dall'orto, non potevamo nemmeno uscire e giocare in mezzo ai campi, non potevamo più arrampicarci sugli alberi del parco della scuola. L'erba era velenosa, contaminata, non potevamo più entrare in contatto con la natura in cui ci rotolavamo fino al giorno prima, insomma, era proibita, velenosa, pericolosa. Diciamo che è stato veramente un cambiamento netto nella mia percezione di quello che mi stava attorno. Ricordo il momento in cui salivo le scale per entrare in classe e mi sentivo veramente triste, una tristezza che prima non avevo mai provato. Provavo anche una rabbia e una sensazione di sfiducia. Gli adulti che avrebbero dovuto tutelarci invece avevano costruito questa centrale, questo strumento così pericoloso, e non riuscivo a capire come si poteva da adulto